Ciao a tutti da Katia, bentornati nel mio canale. Allora, oggi sono qui per iniziare insieme a voi un nuovo progetto e io ho già scelto di utilizzare questi due filati. Il filato della Mystical Filati Sortilege Color. Io ho scelto queste sfumature, queste tonalità di colori che a me piace tantissimo. Io amo il nero, amo il grigio e quindi ho scelto proprio queste sfumature. Come vedete, con questo filo Lurex che è molto molto a me piace tantissimo, io lo trovo molto elegante. Allora, questo è un filato, è un gomitolo da 100 grammi ed è 470 metri, quindi rende veramente tanto. Allora, questo è un 70% acrilico. C'è anche della lana merinos in questo filato, 24% di lana merinos e 6% poliestere. Va lavorato con l'uncinetto del 3, 3,5 anche con i ferri. Io comunque per la mia lavorazione, che io lavoro stretto, quindi io oggi ho deciso di utilizzare l'uncinetto del numero 4. Diciamo che uso una misura, mezza misura più grande, perché io ho la mano stretta, quindi preferisco lavorare con il numero 4. E poi aggiungerò anche questo filato Alice Salle. Questo è sempre un gomitolo da 100 grammi ed è veramente morbidissimo. Anche se è un acrilico, vi posso assicurare, io già l'ho lavorato, ho già fatto un vestito nero con questo filato ed è veramente meraviglioso. Allora, questo è 95% acrilico e 5% Lurex. Va lavorato con l'uncinetto del numero 3, ma anche col 3,5 va benissimo. Oppure con i ferri dal 2 al 4. È sempre un gomitolo da 100 grammi, non ricordo se già l'ho detto, comunque un gomitolo da 100 grammi ed è 460 metri. Questi filati li potete trovare nella merceria di Giuseppe Coletti. Poi sotto, diciamo sotto il video, nel box informazioni vi lascio diciamo il contatto Facebook di Giuseppe Coletti e il numero di telefono, ok? Adesso, per quanto riguarda il nostro progetto, prendo carta e penna e così vi spiego un po' la lavorazione che dobbiamo fare oggi. Allora, come prima cosa dobbiamo prendere la circonferenza del nostro collo o della nostra testa. Quindi, in base ai nostri centimetri, dobbiamo calcolare un multiplo di 2, quindi dobbiamo fare una catenella di un numero pari. Lavoreremo la tecnica del top down, quindi faremo così questo modello. Allora, non facciamo una scollatura quadrata, ma facciamo una scollatura rettangolare. Allora, per la mia misura e con il mio filato che vi ho appena fatto vedere, io metto su 120 catenelle. Più 4 perché dobbiamo lavorare gli angoli. Quindi mettiamo una catenella qui, una qui, una qui e una qui. E imposterò i punti in questa maniera. Allora, metterò 40 catenelle sul davanti, 40 catenelle dietro e 20 per ogni spalla. Ok, ripeto, lavoriamo su un numero di catenelle, un numero pari, quindi facciamo multiplo di 2 catenelle. Io ho già iniziato il mio lavoro, però dato che il filato è scuro, ho deciso di fare un campione e io ho già messo sulle mie catenelle, vi faccio vedere un attimo. Allora, sono la metà delle catenelle che ho avviato io il mio lavoro, quindi queste sono 60 catenelle più 4, in tutto sono 64, quindi facciamo la metà del mio lavoro. Allora, noi lavoreremo, ora scusate il mio disegno.
Lavoreremo in questa maniera. Allora, dato che lavoriamo con due filati, almeno io lavorerò con due filati, inizierò a lavorare lo sprone. Quindi arriverò all'altezza di 19 centimetri. 19 centimetri. Da qui in poi cambierò il colore e arriverò fino agli scalfi fino ad arrivare a 24 centimetri, 24 centimetri. Quindi da qui in poi io poi chiudo per le maniche, ok? Quindi ripeto, io qui inizio con 124 catenelle, arrivo a 19 centimetri e da qui poi cambio il colore e lavorerò con il nero. Quindi da qui lo sprone lo inizierò con il sortilege e poi da qui in poi lavorerò con il nero. Stessa cosa poi per le braccia, per le maniche. Quindi quando poi andiamo a chiudere per formare qui le maniche, lavorerò sempre con il nero fino ad arrivare a metà braccio, quindi come dire, la manica a tre quarti, e poi da qui in poi continuerò con il sortilegio. Quindi qui lavorerò con il nero e da qui in poi riprenderò a lavorare con il sortilegio. Ok, allora, detto questo, penso che possiamo iniziare la lavorazione. Eccomi, allora, fatte le mie 60 catenelle. Adesso iniziamo la lavorazione. Inizio con 2 catenelle, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia alta chiusa a metà, quindi esco solo da 2 catenelle, da 2 maglie. Riprendo il filo, rientro nella stessa maglia e faccio ancora una maglia alta chiusa a metà, così. E adesso chiudo tutte insieme. Una catenella. Allora qui stringo. Adesso salto una maglia, vado nella maglia seguente e lavoro ancora 3 maglie alte insieme. Quindi entro, faccio la prima maglia, però lavorata a metà, quindi esco solo da due, così. Riprendo il filo, rientro nella maglia, faccio ancora una maglia alta chiusa a metà. Quindi esco solo da due, riprendo il filo, rientro, maglia alta chiusa a metà, così esco solo da due e adesso chiudo tutte le maglie. Una catenella, salto una maglia, vado nella maglia seguente e ripeto le 3 maglie alte chiuse a metà. 2 3 e adesso chiudo una catenella, salto una maglia, vado nella maglia seguente, 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi ho fatto già la prima maglia alta chiusa a metà, rientro, prendo il filo ed esco solo da 2 maglie, rientro, prendo il filo ed esco da 2, così. E chiudo catenella. Quindi questo facciamo che questo è il davanti, quindi facciamo 10 di queste maglie chiuse insieme, ok? Quindi arrivo a 10 e poi facciamo il primo angolo e procuratevi dei marcapunti, così poi segniamo i quattro angoli. Eccomi, allora volevo dire, man mano che vado avanti mi ricordo poi cosa devo dire. Allora, qui io, come vi ho già detto, ho messo 40 catenelle sul davanti, sul dietro e 20 catenelle sulle spalle. Allora, qui abbiamo 40 catenelle, quindi di queste 40 catenelle sul davanti e sul dietro risultano poi 20 motivi, quindi
Quindi abbiamo 20 di 3 gruppetti di 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi poi abbiamo 20 davanti, 20 dietro e sulla spalla abbiamo 10 motivi. Ok? Quindi qui, come io qui sto facendo la metà della mia lavorazione, quindi sto facendo 10 motivi davanti, 10 motivi dietro e 5 sulle spalle. Ok. Allora, io ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 motivi. Adesso faccio una catenella, salto una maglia e vado nella maglia seguente e lavoro 3 maglie alte chiuse insieme. Tiro un po' di filo. 1, 2, 3 e chiudo. 2 catenelle. Adesso rientro nella stessa maglia dove ho già lavorato le 3 maglie alte chiuse insieme, quindi rientro nella stessa maglia e lavoro ancora 3 maglie alte chiuse insieme. 1, 2, 3 e chiudo. Quindi abbiamo fatto il primo angolo e metto un marcapunti così non mi perdo l'angolo. Così. E adesso dobbiamo fare la prima spalla. Quindi, se io nel mio progetto originale ho messo ho fatto 10 motivi, adesso qui nel campione ne faccio 5. Quindi faccio una catenella, salto una maglia, vado nella maglia seguente, se riesco ad entrare, e faccio 1 2 3 una catenella. Adesso salto una maglia, vado nella maglia seguente e lavoro 3 maglie alte chiuse insieme. 1 2 scappato 2 3 così e chiudo. Allora, salto una maglia, vado nella maglia seguente, lavoro 3 maglie chiuse a metà, 2, 3 e chiudo. Catenella, salto una maglia, maglia seguente, 3 maglie alte, 2, 3 così una catenella, sono arrivata 4, quindi ne salto una, vado nella maglia seguente e lavoro 3 maglie alte chiuse insieme così. Ok, e quindi abbiamo fatto qui la prima spalla. Adesso facciamo l'altro angolo, quindi salto una maglia, vado nella maglia seguente, lavoro 3 maglie alte chiuse insieme, 1 2 3 chiudo, 2 catenelle, rientro nella stessa maglia e lavoro ancora 3 maglie alte chiuse insieme, 2 3 così, metto un altro marcapunti. Quindi abbiamo fatto, facciamo che questo è il davanti, davanti o dietro è uguale perché poi abbiamo le stesse maglie. Quindi facciamo che questo è il davanti, abbiamo fatto adesso una spalla, adesso facciamo il dietro, quindi ripetiamo 10 motivi e poi dobbiamo fare ancora 5 motivi. Allora facciamo 10 motivi, dopo che abbiamo fatto 10 motivi facciamo l'angolo. Andiamo avanti, facciamo ancora 5 motivi e qui alla fine
facciamo l'angolo. Quindi noi adesso andiamo avanti, ci ritroviamo qui alla fine dove facciamo l'angolo insieme, va bene? Eccomi qua. Allora, ho lavorato, ho fatto il davanti, una spalla, il dietro, ho fatto qui l'angolo, 5 motivi per fare l'altra, ma per lavorare l'altra spalla. Adesso devo chiudere e fare l'ultimo aumento. Allora, quindi vado qui e lavoro 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro nella stessa maglia e lavoro ancora 3 maglie alte, lavorate chiuse a metà, così. E adesso chiudo una catenella e vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale. Adesso dobbiamo fare delle maglie alte in costa davanti. Quindi vado qui nel primo gruppo delle 3 maglie alte. Vado sotto le 3 maglie alte in questa maniera, prendo il filo e faccio una maglia bassissima, così. Così il primo gruppo delle 3 maglie alte già risultano in costa davanti. Adesso facciamo 3 catenelle e lavoriamo tutti i gruppetti a maglie alte in costa davanti. Quindi vado sotto le 3 maglie alte chiuse insieme, così. Quindi vado sotto, le prendo tutte e tre, prendo il filo e faccio una maglia alta, così. Una catenella di separazione, vado nel prossimo gruppo di 3 maglie alte e faccio una maglia alta, una catenella, maglia alta in costa davanti nel prossimo gruppetto delle 3 maglie alte chiuse insieme, così. In questa maniera arrivo fino all'angolo, quindi non stacco la registrazione. Così. Vado avanti. Una catenella, vado nell'ultimo gruppo qui delle 10 maglie alte chiuse insieme, catenella, vado qui. Adesso qui noi abbiamo l'angolo, quindi abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle, 3 maglie alte chiuse insieme. Vado nel primo gruppetto dell'angolo delle maglie chiuse insieme, faccio una maglia alta in costa davanti, così. Vado all'interno delle 2 catenelle, quindi non faccio la catenella di separazione. Vado all'interno delle 2 catenelle e faccio una maglia alta. 2 catenelle, rientro, maglia alta. Così. E adesso vado qui nel secondo gruppetto delle 3 maglie alte chiuse insieme, qui dove formano l'angolo, vado a fare una maglia alta in costa davanti. Così. Adesso una catenella di separazione e continuo a lavorare le maglie alte in costa davanti in ogni gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme. Adesso vi faccio vedere qui l'altro angolo e poi andate avanti fino alla chiusura, diciamo fino alla fine del giro. Quindi vado nel gruppetto delle 3 maglie alte, faccio una maglia alta in costa davanti, una catenella e siamo qui di nuovo all'angolo. Quindi vado nel primo gruppo delle 3 maglie alte, faccio una maglia alta, così. Vado qui nell'archetto delle 2 catenelle, faccio una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta. Una maglia alta in costa davanti nel secondo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme, così. Adesso una catenella
e vado avanti a lavorare tutte le mie maglie in costa davanti, così. Ok, quindi andiamo avanti fino alla chiusura del giro. Eccomi qua. Allora, sono alla fine. Ho fatto qui il mio angolo. Adesso vado a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima, così. Adesso ricominciamo a fare le maglie. Le maglie 3 maglie alte chiuse insieme, quindi sono qui sulla prima maglia alta, faccio 3 catenelle, anzi 2, scusate, rientro e lavoro ancora 2 maglie alte chiuse a metà, quindi esco solo da 2, rientro e faccio un'altra maglia alta chiusa a metà, così. E adesso chiudo una catenella. Maglia seguente, 3 maglie alte chiuse insieme, 1, 2, 3 e chiudo una catenella. Maglia seguente, 3 maglie alte chiuse a metà. Quindi lavoro così fino ad arrivare all'angolo. In ogni maglia alta lavoriamo 3 maglie alte chiuse insieme. 1, 2, 3 e chiudo. Quindi questa lavorazione è su due giri, su due giri. Quindi un giro facciamo le 3 maglie alte chiuse insieme. Nel secondo giro dobbiamo fare un giro tutto a maglia alta in costa davanti. Quindi dobbiamo proseguire così per tutta la lavorazione. Una catenella di separazione e lavoro 3 maglie alte chiuse insieme. Così. Una catenella, maglia seguente, 3 maglie alte chiuse insieme. Così, catenella, arrivo all'angolo, oramai sono vicina, quindi non stacco la registrazione. Quindi, lavoro le 3 maglie, uno, due, tre. Sono qui, sono quasi all'angolo, quindi lavoro qui, abbiamo l'angolo, ok? Quindi lavoro la maglia alta, così, 3 maglie alte insieme, chiuse insieme, una catenella. Vado qui, abbiamo fatto una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta e una maglia alta nell'archetto di 2 catenelle, quindi vado sulla prima maglia alta e lavoro 3 maglie alte chiuse insieme, 2, 3, 2 catenelle. Vado qui nella seconda maglia alta che abbiamo fatto dentro l'archetto e lavoro 3 maglie alte chiuse insieme, così. E chiudo una catenella e continuo a lavorare. Allora, sì, giusto. 1, 2, 3, una catenella e continuo a lavorare le maglie qui che abbiamo sulla spalla. Allora, lavoro queste 5 maglie e vi faccio rivedere l'angolo, come si lavora. Eccomi qua, sono di nuovo all'angolo. Quindi ho fatto le mie i miei gruppetti di 3 maglie alte chiuse insieme. Una catenella, vado qui. Qui abbiamo l'angolo, quindi abbiamo una maglia alta, poi
Poi ancora all'interno delle due catenelle dell'angolo abbiamo fatto una maglia alta, due catenelle, una maglia alta. Ok, quindi vado sulla prima e lavoro 3 maglie alte chiuse insieme, 2, 3, una catenella. Vado nella maglia alta che abbiamo dentro le due catenelle. E lavoro 3 maglie alte chiuse insieme, così. 2 catenelle. Vado sulla seconda maglia e lavoro ancora 3 maglie alte chiuse insieme. Così. Una catenella. Così. Continuo la lavorazione, quindi adesso lavoriamo tutto il dietro e andiamo avanti fino alla chiusura del giro. Eccomi qua, sono alla fine del giro, quindi qui ho fatto il mio angolo e adesso chiudo nella terza catenella iniziale. Adesso dobbiamo ripetere il giro a maglie alte in costa davanti. Quindi vado qui nel primo gruppo delle 3 maglie alte chiuse insieme, vado proprio sotto, così prendo il filo e faccio una maglia bassissima. Ok, quindi queste 3 maglie, diciamo la prima maglia risulta già in costa davanti. Faccio 3 catenelle, 1, 2, 3 più una di separazione. E lavoro tutte le maglie così, prendo tutte le 3 maglie alte chiuse e le lavoro a maglie alte in costa davanti. Così. Una catenella. È importante che la catenella di separazione. Arrivo all'angolo. Così. Sono quasi all'angolo. Sono qui. Sono all'angolo, quindi qui abbiamo dentro l'angolo, qui dove avevamo le 2 maglie alte, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Poi abbiamo sulla prima maglia alta abbiamo lavorato il gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi vado qui, faccio una maglia alta in costa davanti. Non faccio la catenella di separazione, ma vado direttamente all'interno dell'archetto di 2 catenelle. Quindi faccio una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta. Così. Vado nel secondo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme e lavoro una maglia alta in costa davanti. Adesso una catenella e vado avanti a lavorare. Quindi qui adesso io sto lavorando la spalla. Così. Avanti fino all'angolo, faccio rivedere l'angolo e poi andata avanti da sole. Questi sono i due passaggi che si devono fare, cioè i due giri per fare questo punto, questa lavorazione. Ok, sono dentro l'angolo, quindi vado qui all'interno delle 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta. Non faccio la catenella di separazione perché sono ancora dentro l'angolo, quindi faccio una maglia alta in costa davanti, così. E adesso faccio la catenella di separazione e vado avanti a lavorare il dietro. Arrivo qui all'angolo, faccio di nuovo
le due maglie alte all'interno delle due catenelle e continuo fino alla fine del giro. Ok, allora questo è come si presenta lo sprone. Quindi adesso lavorate sempre questi due giri fino ad arrivare agli scalfi. Oppure, se volete fare la mia lavorazione, arrivate a 19 centimetri e poi cambiamo colore. 19 centimetri, 18, 20, dipende da voi, cioè dipende dalla vostra taglia, ok? Dalla vostra misura. Quindi io adesso faccio un paio di giri e poi cambio colore, va bene? Cambio il colore e andiamo avanti fino alla chiusura, poi per gli scalfi. Ok, ci vediamo dopo allora. Eccomi qua. Allora, facciamo conto che io adesso sono arrivata ai miei 19 centimetri. Ok, quindi cambio colore e prendo questo. Prendo questo colore. Allora, qui ho chiuso con una maglia bassissima il giro, quindi adesso stacco, taglio questo e riprendo a lavorare con un altro filo. Allora entro e faccio una maglia bassissima, anche se mi sto rendendo conto che forse se non lo staccavo il filo era meglio. Comunque vado qui sotto le tre maglie alte chiuse insieme. Adesso faccio il giro a maglie alte in costa davanti, quindi qui faccio una maglia bassissima. Allora vediamo se riesco. Ok, e faccio 1 2 3 4 catenelle, quindi vado avanti a lavorare la maglia alta in costa davanti, così. Qui comunque dobbiamo continuare gli aumenti fino ad arrivare al sottobraccio. Io nella mia maglia, diciamo nella mia lavorazione, sono arrivata a 24 centimetri. E ripeto sempre che voi man mano che andate avanti lo provate, ok? Quando arrivate al sottobraccio poi siete pronte per chiudere. Allora, dicevo, quindi io cambio colore nel giro quando dobbiamo fare la maglia alta in costa davanti. Cambio giro in, cambio colore in questo giro. Così. Quindi adesso faccio un paio di giri e poi vi faccio vedere come chiudere per formare gli scalfi, va bene? Quindi adesso vado avanti in questa maniera, quindi non c'è bisogno che vi faccio vedere il punto perché ormai lo sapete. Vi ho fatto vedere il cambio colore all'altezza, come ripeto. Io sono arrivata a 19 centimetri per cambiare proprio all'altezza, vediamo se ritrovo proprio qui all'altezza sopra il seno, sopra. Quindi adesso vado avanti fino ad arrivare qui e chiudo per formare lo spazio per le braccia. Nel mio lavoro, nella mia maglia, quindi io lavoro. Adesso, dopo che cambio, lavoro sempre in nero. Per quanto riguarda poi quando chiuderemo e faremo le maniche, arriverò all'altezza come di una manica a tre quarti. Ecco. E poi da qui in poi continuo con il sortilegio, quindi con il colore che ho iniziato qua. Va bene? E poi tutto il resto vado avanti sempre con il nero. Ok, quindi qui devo fare le mie, sono all'angolo, le catenelle, cioè una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta,
continuo con le maglie alte in costo davanti. Ok, allora ripeto, faccio qualche giro e poi chiudiamo le braccia. Eccomi qua. Allora, sono andata, ho fatto un paio di giri con diciamo con il rosa. Allora, facciamo conto che io sono arrivata alla mia altezza, ai miei 24 centimetri per, e sono pronta per chiudere e formare qua lo scalfo, l'apertura per il braccio. Va bene? Vi faccio vedere il mio lavoro originale. Allora, eccolo. Allontano un pochino. Allora, come vedete, io ho iniziato la mia lavorazione con il grigio, con il sortilege. Quindi poi, arrivata a 19 centimetri, ho cambiato il colore e sono passata al nero e sono andata avanti fino qui a 24 centimetri e qui ho chiuso per formare lo spazio per le braccia. Nel frattempo ho fatto anche una manica che adesso, vabbè, vi faccio vedere che poi spiegherò. Allora, io ho ripreso, cioè ho continuato a lavorare con il nero e sono andata avanti con la mia manica fino a 33 centimetri, 33, 32, 33 centimetri. Da qui in poi adesso continuerò con il sortilege, con questo, lo sfumato che è nero e grigio. Quindi continuerò fino alla, diciamo, alla misura della mia manica, va bene? Quindi adesso vi faccio vedere come chiudere le due parti e poi bisogna solo, quando chiudiamo le due parti qui per le braccia, poi bisogna solo lavorare sempre a giro, quindi non dobbiamo più fare gli aumenti. Allora, io ho iniziato il mio giro da qui, quindi sono arrivata, scusate un attimo che mi sa che ho sbagliato qua. Eh sì. Sono andata troppo avanti. Allora, devo chiudere per qui, devo chiudere per fare lo spazio per le braccia. Quindi, qui abbiamo l'angolo, abbiamo il primo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme e ho fatto una maglia alta in costa davanti. Faccio una catenella. Vado qui nella seconda, nel secondo gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi vado a prendere l'altro angolo, salto il primo gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme e vado qui nel secondo. Quindi entro, prendo il filo ed esco così e faccio una maglia alta. Ecco, adesso faccio una catenella e continuo a lavorare le mie maglie alte in costa davanti. Adesso arrivo all'altro angolo e vi faccio vedere di nuovo come chiudiamo. Io chiudo così. Allora, quindi faccio la mia catenella e vado avanti. Ecco, non stacco la registrazione, arrivo direttamente all'angolo. Vabbè, è fatto male, comunque solo un campione, quindi. Allora, sto per arrivare. Ecco, quindi siamo qui all'angolo. Abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle, 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi lavoro il primo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme. Una catenella, entro qui nel secondo gruppo, vado, prendo l'altra metà
quindi salto il primo gruppo di 3 maglie alte, vado nel secondo, prendo il filo, entro ed esco e faccio una maglia alta, così una catenella e continuo la lavorazione fino a completare il giro. Quindi sono arrivata alla fine. Qui abbiamo le catenelle iniziali, quindi vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima e abbiamo chiuso. Ecco. Adesso non ci resta altro che lavorare sempre a giro. Ok? Adesso io sinceramente io sono quella che inizio il lavoro, poi man mano che vado avanti cambio idea, quindi voglio fare una maglia, poi voglio fare un vestito. Ho deciso poi alla fine che voglio fare un vestito, quindi poi andrò avanti sempre con, come avete visto già dal mio lavoro, io sono andata avanti con il nero. Ok? Quindi vado avanti sempre con il nero. Avevo pensato, ripeto, di fare una maglia, invece adesso sto andando avanti e voglio fare un vestito. Voglio andare avanti a fare un vestito. Quindi adesso andate avanti fino alla lunghezza che desiderate. E poi qui vi faccio vedere, però quando dobbiamo fare la manica ve lo faccio vedere qua. Vi faccio vedere qui dalla maglia, questa originale che sto lavorando, vi faccio vedere come fare la manica. Va bene? Ok. Allora, andate avanti, adesso dovete solo continuare questi due giri, non bisogna più fare gli aumenti, quindi la lavorazione è molto più semplice adesso. Quindi abbiamo fatto le tre, cioè scusate, abbiamo fatto le maglie alte in costa davanti, adesso dobbiamo continuare e dobbiamo fare le tre maglie alte chiuse insieme. Quindi facciamo 3 catenelle, rientro nella stessa maglia e lavoro ancora 2 maglie alte chiuse a metà e poi chiudo una catenella e così via. Ok? Così. Allora, per quanto riguarda me, io non ho bisogno di fare catenelle per chiudere qua. Voi se avete bisogno di catenelle per chiudere gli angoli, allora fate 4-6 catenelle. Ripeto, io non ho bisogno perché il mio scalfo è già abbastanza largo. Infatti, poi in questa manica, nella manica che ho fatto, io qui ho diminuito. Scusate, non si vede. Allora, nella prima manica stavo dicendo all'inizio, io ho diminuito 3 maglie, quindi ho fatto il primo giro normale. Nel secondo giro, dove ho fatto le maglie alte in costa davanti, ho diminuito una maglia, quindi ho diminuito per 3 volte un giro sì e un giro no. Ripeto, perché per me lo scalfo insomma, risultava troppo largo e quindi ho diminuito solo per 3 volte un giro sì e un giro no. Se per voi lo scalfo va bene, quindi non avete bisogno di diminuire, oppure semplicemente se lo scalfo vi risulta leggermente largo, cambiate uncinetto, magari lavorate con un uncinetto mezza misura più grande, così il lavoro si stringe un pochino. Va bene? Ok, allora adesso andiamo avanti e poi ci ritroviamo per fare le maniche. Allora, sono andata avanti con il mio vestito, quindi la parte sotto, sono arrivata a 52 centimetri. Ora comunque l'ho provato e ho pensato di fare uno spacco laterale, quindi ho preso il centro proprio del mio seno e ho messo qua un marcapunti. Qui io ho finito il giro, quindi adesso ho perso il filo e inizio a lavorare da qui, quindi poi faccio dei giri di faccio tutto il giro, mi fermo qui e poi ritorno indietro. Ok, quindi faccio dei giri di andata e ritorno. E man mano che vado avanti, poi decido quanto
diciamo quanto voglio lungo lo spacco laterale. Comunque, se vi piace potete farlo anche voi lo spacco, oppure se non vi piace potete andare avanti sempre, diciamo lavorare sempre a giro fino all'altezza desiderata. Ok, allora io qui adesso stacco il mio filo. Allora, io ho staccato il mio filo, adesso inizio a lavorare da qui dove ho il mio marcapunti. Quindi salto, diciamo, la prima qui, ho fatto il giro delle maglie alte, quindi questa maglia alta centrale non la lavoro. Inizio da qui, proprio da qui. Allora. Faccio 3 catenelle, quindi adesso sono nel giro dove dobbiamo fare le 3 maglie alte chiuse insieme, così. E vado avanti per tutto il giro. Quando arrivo poi qui dove ho il mio marcapunti, faccio le 3 catenelle e torno indietro, quindi faccio dei giri di andata e ritorno, in modo che poi faccio lo spacco così. Ok, allora vado avanti alla fine del giro, poi iniziamo insieme il giro, ok? E poi andate avanti da sole perché tanto il punto lo sapete. Allora, eccomi, sono arrivata alla fine del giro, quindi sono arrivata qui dove ho il mio marcapunti. Allora, all'inizio avevo detto che volevo saltare, che non lavoravo una maglia, però poi mi sono resa conto che, allora, vi faccio vedere. Se io non lavoro questa maglia, lo spacco è troppo largo e quindi a me non piace. Allora preferisco lavorare. Allora vi faccio vedere, lavoro la maglia alta, cioè le 3 maglie alte chiuse insieme. Di solito noi facciamo la catenella e poi chiudiamo nella terza catenella iniziale. Invece questa volta lascio così. Quindi lo spazio per lo spacco è questo. È proprio questo. Quindi adesso per tornare indietro giro il lavoro. Adesso però ci troviamo sul rovescio del lavoro. Quindi noi quando facciamo il giro delle 3 maglie alte chiuse insieme, dopo facciamo un giro di maglie alte in costa davanti. Quindi adesso, dato che siamo sul rovescio del lavoro, invece dobbiamo fare delle maglie alte in costa dietro, in modo che poi il lavoro risulta giusto. Allora, entro così dal dietro delle 3 maglie alte chiuse insieme, faccio una maglia bassissima, così le prime 3 maglie alte chiuse insieme risultano già in costa. Ok, quindi faccio 1, 2, 3, 4 catenelle. Quindi 3 catenelle sono la prima maglia alta e una catenella di separazione. E quindi continuo adesso a lavorare le maglie alte in costa dietro, quindi entro dal retro del lavoro, passo sulle maglie alte, prendo il filo e faccio la mia maglia alta così, in questa maniera. E facciamo tutto il giro e poi ci fermiamo dove abbiamo, scusate, allora ci fermiamo qui. Quindi poi qui facciamo le nostre catenelle e torniamo indietro. Quindi facciamo dei giri andata e ritorno fino ad ottenere uno spacco che più vi aggrada. Cioè, se volete uno spacco lungo, dipende anche dalla lunghezza del vostro vestito. Ok, io ancora sinceramente non lo so
quanti giri farò, quanto farò lungo il mio vestito, perché man mano che lavoro lo provo, ok? Quindi adesso io faccio questi giri di andata e ritorno, poi vi faccio vedere lo spacco come risulta. Dopodiché, dopo che abbiamo fatto lo spacco, poi vi faccio vedere come fare la manica, ok? Quindi ci vediamo quando faccio un po' di giri di andata e ritorno per farvi vedere come risulta lo spacco. A dopo. Ok, allora adesso vi faccio vedere come fare la manica. Comunque fare la manica è molto semplice perché dobbiamo riprendere le maglie che abbiamo lasciato in sospeso. Quindi siamo rimasti, cioè abbiamo lasciato il giro dove abbiamo fatto le 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi adesso dobbiamo fare il giro delle maglie alte in costa davanti. Ora io ho già fatto la mia manica, una manica l'ho già fatta, vi faccio vedere, eccola, anche se lo spazio è piccolino quindi non si riesce a vedere benissimo. Quindi ho lavorato tutta la mia manica e qui alla fine ho fatto il bordino, ho ripreso il colore grigio, ok? Allora, diciamo che l'apertura del braccio per fare la manica a me risulta leggermente larga, quindi cosa ho fatto? Ho diminuito una maglia per 3 volte, quindi comunque ho diminuito un giro sì, un giro no. Quindi adesso che dobbiamo fare le maglie alte in costa davanti, farò la mia prima diminuzione. Poi farò finito il giro delle maglie alte in costa davanti, farò il giro delle 3 maglie alte chiuse insieme. Dopodiché devo fare ancora il giro delle maglie alte in costa davanti e lì vado a diminuire una maglia. Quindi questo lo faccio per quanto riguarda me, la mia misura, questo lo faccio per 3 volte. Quindi se anche a voi risulta l'apertura del braccio troppo largo, fate queste diminuzioni, però dove si inizia il lavoro? Io inizio da qui sotto il braccio, sotto l'ascella, quindi ad ogni giro che dobbiamo iniziare un nuovo giro, cioè delle maglie alte in costa davanti, io vado a diminuire una maglia, ripeto, per 3 volte. Quindi diminuisco un giro sì e un giro no. Ora prendo il filo così. Allora, scusate un attimo, che sistemo il filo e arrivo. Allora, vi faccio vedere come fare la manica. Comunque molto molto semplice perché dobbiamo riprendere i punti che abbiamo lasciato. Qui abbiamo il giro dove abbiamo fatto le 3 maglie alte chiuse insieme. E quindi adesso dobbiamo continuare a lavorare sempre a giro, riprendiamo le maglie. Quindi adesso, dato che abbiamo finito con le 3 maglie alte chiuse insieme in questo giro, quindi adesso dobbiamo fare un giro a maglie alte in costa davanti. Quindi è molto semplice, riprendiamo dove abbiamo lasciato. Allora, vado qui nel primo gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme. Allora entro con l'uncinetto e faccio una maglia bassissima, passo sotto le 3 maglie alte, quindi come se dovessi fare una maglia alta in costa davanti. 1 2 3 4, quindi il primo gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme. Facendo la maglia bassissima, passando sotto le 3 maglie alte, risulta già in costa davanti. Quindi ho fatto 4 catenelle e adesso vado a lavorare una maglia alta in costa davanti in ogni gruppetto di 3 maglie alte. Quindi, come abbiamo lavorato nel vestito, adesso dobbiamo lavorare qui nella manica in questa maniera. Così. Ora, qui a me lo scalfo risulta leggermente largo, a me non piace. Quindi cosa faccio? Adesso in questo giro faccio il giro normale, quindi faccio tutto il giro a maglia alta in costa davanti. Poi
farò un giro tutto con le maglie alte chiuse, chiuse insieme, le tre maglie alte chiuse insieme. Quindi farò una diminuzione, un giro sì e un giro no, per tre volte per quanto riguarda il mio scalfo. Quindi se voi, se anche a voi risulta l'apertura della manica troppo larga, fate delle diminuzioni qui all'inizio del giro. Io lo farò per tre volte, quindi ho già fatto la mia manica e va bene che ho diminuito tre volte. Se per voi tre volte è poco, continuate a diminuire, però un giro sì e un giro no. Se poi invece l'apertura del braccio vi va bene, quindi non avete bisogno di diminuire. Ok, allora, come stavo dicendo, qui adesso io quando arrivo alla fine del giro, allora io diminuisco qui quando faccio le maglie alte in costa davanti. Quindi adesso faccio il giro e qui vado a diminuire il mio punto. Quindi chiudo due maglie insieme. Ok, allora io continuo e faccio tutto il giro così. Mi faccio tutto il giro della manica così. Va bene? Quindi vado avanti, cerco di farvi vedere in questa maniera. Eccomi qua. Allora, adesso qui abbiamo le maglie alte. Le tre maglie alte chiuse insieme, cerco di farvi vedere con lo sfondo bianco se riesco, così. Ok, quindi vado qui sulla prima maglia alte delle tre maglie alte chiuse insieme, quindi faccio una maglia bassissima. Ora dobbiamo fare il giro delle maglie alte in costa davanti, quindi faccio una maglia bassissima passando proprio sotto le tre maglie alte chiuse insieme. Prendo il filo e faccio una maglia bassissima così. Così adesso il primo gruppetto delle tre maglie alte risulta già in costa davanti. Quindi faccio 1, 2, 3, 4 catenelle. Vado nel gruppetto seguente e faccio una maglia alta in costa davanti. Catenella di separazione, maglia alta in costa davanti. Catenella, maglia alta. Catenella, maglia alta e vado avanti così per tutto il giro del mio scalfo. Ok, e quindi qui poi alla fine, prima di chiudere il giro, diminuisco una maglia. Eccomi qua. Allora, sono alla fine del giro. Qui ho due gruppetti di tre maglie alte chiuse insieme. Non so se riuscite a vedere, 1 e 2. Quindi vado nel primo gruppetto e faccio una maglia alta, però non la chiudo così. Vado nel secondo gruppetto, quindi faccio la maglia alta in costa davanti, così. Esco due volte e non chiudo. E adesso chiudo insieme una catenella e vado a chiudere qua nella terza catenella iniziale. Abbiamo fatto 3 catenelle più una di separazione. Quindi vado nella terza catenella e chiudo con una maglia bassissima. Così. E quindi la prima diminuzione è fatta. Adesso faccio tutto il giro di tre maglie alte chiuse insieme, quindi inizio con 3 catenelle, rientro nella maglia e faccio ancora due maglie alte chiuse a metà, così, e poi chiudo una catenella e così via. Quindi il punto lo sapete e quindi potete andare avanti. Quando poi finisco il giro, devo fare il giro di nuovo a maglia alta in costa davanti. Quindi, alla fine del giro del maglia alta in costa davanti, diminuisco ancora una maglia. Ok? Quindi questo lo faccio per tre volte e poi vado avanti fino alla lunghezza, diciamo che arrivo sotto il gomito, cioè giusto sotto il gomito arrivo, in modo che poi cambio colore e passo al grigio, perché voglio riprendere questo, il colore dello sprone. Ok, quindi adesso faccio il giro,
inizio il giro delle maglie alte in costa davanti, vi faccio rivedere la diminuzione e poi andate avanti da sole. Va bene? A dopo. Eccomi alla fine del giro dove facciamo le maglie alte in costa davanti. Quindi qui ho ancora due gruppetti di 3 maglie alte. Devo fare ancora una diminuzione. Quindi vado nel primo gruppo e faccio una maglia alta in costa davanti, però non la chiudo. Vado nella prossima maglia, cioè nel prossimo gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme, faccio una maglia alta in costa davanti, però non chiusa. Quindi adesso ho le due maglie alte chiuse a metà sull'uncinetto e chiudo con una maglia bassissima. E quindi qui abbiamo fatto ancora una diminuzione, una catenella, e adesso vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale, così 3 catenelle, e ricomincio il giro delle 3 maglie alte chiuse insieme, così. In questa maniera. Quindi adesso andiamo avanti fino ad arrivare sotto, leggermente sotto al gomito, in modo che poi cambiamo colore e passiamo al colore grigio. Poi, se la maglia l'avete fatta diciamo intintonita, continuate fino alla lunghezza che serve, che vi serve per la vostra manica. Ok, quindi adesso bisogna lavorare sempre a giro. Ricordatevi che nel prossimo giro, per chi vuole diminuire i punti sotto il braccio, nel prossimo giro dobbiamo fare un giro a maglia alta in costa davanti e quindi dobbiamo fare ancora una diminuzione, l'ultima diminuzione, perché il prossimo giro sarà la terza diminuzione che abbiamo fatto. Ok, e poi andiamo avanti sempre a giro, va bene? Quindi poi vi faccio vedere sul manichino sia le maniche come sono venute e anche lo spacco che abbiamo fatto. Va bene? A dopo, ciao. Allora, sono arrivata alla mia misura. Quindi adesso cambio e lavoro con il colore grigio, con il sortilege. Allora, di questo del colore nero io sono arrivata a fare 19 motivi dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi ho contato da qui, da dove ho iniziato a lavorare il nero fino al bordo. Quindi sono leggermente sotto il gomito. Quindi adesso lavoro qui il mio polsino e continuo a lavorare lo stesso punto, però questa volta per fare il polsino lavoro con l'uncinetto del numero 3. Quindi tutta la maglia io l'ho lavorata con l'uncinetto del 3 e mezzo. L'unica parte dove lavoro con l'uncinetto del numero 3 sono qua i polsini. Ok, quindi qui ho staccato il filo e adesso riprendo qui nello stesso punto, che poi alla fine della lavorazione poi nascondo tutti i fili. Quindi faccio una catenella, quindi vado qui sotto le 3 maglie alte, faccio una maglia bassissima. Qui devo fare il giro, devo lavorare il giro delle maglie alte in costa davanti e provo a fare una maglia bassissima. Ok, faccio 3 catenelle più una e adesso vado avanti a lavorare fino alla mia misura. Quindi faccio tutte le maglie alte in costa davanti. Ovviamente voi provate il vostro vestito, provate la vostra manica e quindi poi decidete dove iniziare, dove cam dovete cambiare il colore. Così. E quindi adesso, ripeto, vado avanti fino alla lunghezza che mi serve. Ecco, questo è il polsino finito che ho fatto già l'altra manica. A me piace molto questo
sfumato perché non si nota neanche, non si nota il cambio colore, sembra tutto un colore. Ok, vi faccio vedere un attimo lo spacco che ancora devo andare avanti perché ancora è piccolo, cioè è corto, eccolo. Quindi adesso continuo, vado ancora avanti e poi alla fine della lavorazione metto sul manichino e all'inizio del tutorial poi vi faccio vedere il vestito tutto insomma completato. Ok, bene, penso che ho finito. Dovete solo, ripeto, dovete solo continuare a lavorare qui il vostro borsino e poi nascondete tutti i fili e il vestito è finito. Vi bacio tutti, vi ringrazio e alla prossima. Ciao!